Una veglia di preghiera la notte del 31 su iniziativa della comunità Gesù Risorto, proprio nella stessa ricorrenza mondana di Halloween. Sì, è un'iniziativa che già portiamo avanti da circa 4 anni. E quest'anno in modo particolare abbiamo voluto coinvolgere alcune parrocchie del centro storico, e soprattutto la parrocchia di Sant'Agata, oltre alla parrocchia di Santa Lucia, e alla comunità Gesù Risorto ci stanno sostenendo in quella che sarà una veglia di preghiera dalle 21 alle 24 con l'adorazione eucaristica. E poi a mezzanotte la messa nella solennità di ogni santi. Durante l'adorazione ci saranno alcuni giovani sia della comunità che della parrocchia di Sant'Agata insieme ai frati e alle suore che gireranno per le vie del quartiere, del centro storico, per invitare chi si trova a passare ad un momento di preghiera, ad accendere un lumino, simbolo di luce, no? Simbolo di preghiera ai piedi del Santissimo Sacramento. Questa è una, sappiamo tutti che si tratta di una vigilia di una festa molto importante per i cristiani. Si ricorda nei santi la Chiesa del Cielo. Quindi noi vogliamo semplicemente che tutti i cristiani festeggino in maniera adeguata appunto questa festività che ha delle origini cristiane e che non c'entra niente con quello che è la mondanità, l'Halloween, l'essere travestiti, lo scherzetto e il dolcetto. Quante persone collaborano a questa iniziativa? In realtà saremo oltre 150, fra la comunità Gesù Risorto, che è la stragrande maggioranza, ma come dicevamo prima anche i frati collaboreranno con noi, la parrocchia di Sant'Agata con le suore e i frati. Ci saranno anche i preti che resteranno in chiesa per le confessioni, che è molto importante. Sono momenti in cui veramente il Signore ti parla e allora, essendoci la possibilità di avere molti sacerdoti, c'è anche la possibilità di confessarsi. Possono partecipare tutti e da tutte le zone? Sì, anzi, cogliamo l'occasione proprio per estendere questo invito a quanti si troveranno, avranno un momento, no, nella disposizione della propria giornata, di questa serata, per poter partecipare a un momento di preghiera e anche restare per la messa, perché no. E nel frattempo cogliamo anche l'occasione per ringraziare il parroco di Santa Lucia, padre Giuseppe Catarinicchia, che ha fortemente sostenuto questa iniziativa. Già dal primo anno in cui l'abbiamo organizzata, poi proprio rimarcato la necessità di rifarla anno per anno, e quindi questo è il nostro anche ringraziamento per lui.